Vita tremenda e vita tribolata, chi un approvato non può immaginare, creda all'inferno una vita dannata, che così tanto possi tribolare. Quanto è lo spasimo e il dolore, quella del carbonare il tagliatore. Parte da casa tutto lieto al cuore, unita assieme a diversi compagni. Lascia la moglie immensa in un dolore e i figli scalzi e nudi come ragni, dicendo se qui giova il mio sudore, io lo spero farli buon guadagni. E così tutti insieme lo vedrete, o cari figli vi rivestirete. Entra nella foresta folta e bruna, gli pare d'aver vinto un terno all'otto, e se credessi di trovar maggior fortuna, s'anderebbe nel mondo della luna. Fabbrica la capanna di terrazzole e sassi, che par proprio ricovero dei tassi. E 7 mesi sotto quelle zolle, con la testa intera come le cipolle. Siamo rimasti proprio in famiglia stasera. Ferma la bottega. Guglielmo. Come va, signorina? Bene. E Caterina? Entra. O come, non vuoi salire in casa? No, mangio un piatto di minestra qui al primo. È già sul fuoco, è pronta. Siediti intanto. Tanto che manchi da casa? No, è solo da lunedì. Di dove vieni? Da Massa, sono stato a comprare un taglio. Come mai così lontano? Mi conveniva. E andrai tu a tagliarlo? Si intende, io ho la solita squadra. Sono mesi che non vedo Caterina. Io sono vecchia e cammino poco volentieri. Immagino il da fare daranno quelle bimbe. È un angelo quella figliola. È proprio così. Lo vedi, Guglielmo, nella disgrazia ha avuto almeno questa fortuna. Una sorella che si occupa delle bimbe. Sì, per questo almeno posso chiamarmi fortunato. Non so nemmeno io come potrei fare. E sarei costretto a riprendere moglie. Olena,
Vengo. È 8:15. Le troverò tutte a letto. Bisogno di qualcosa? Ho già cenato. Non ti aspettavamo stasera. Ho anticipato. Le bimbe stanno bene. Hai potuto concludere? Sì, andrò giù lunedì. Non hai bisogno proprio di nulla. Faccio presto a accendere il fuoco, a scaldarti qualcosa. No, torna a letto. Prenderai freddo. Che Oh, è proprio bello. Però lei ce l'ha nuovo. E te? Non mi dici niente? Vieni qui, dammi un bacio. Anche io voglio venire in collo. Anche lui viene in collo. Oh, ah, ecco. E adesso il babbo... Una bella osina per voi. Stai a vedere, eh? Questo è per te. Ha
abbi pazienza, Guglielmo, adesso non è il momento, vi sporchereste tutte. Le riavrete al ritorno. Ti porto fuori a prendere un pochino di sole. Vieni anche tu. Sì, sì, babbo, vieni anche tu. Ho da fare qui in paese. Ma oggi è domenica, che devi fare? Poi dovrai passare molto tempo senza vederle. Andate voi, non posso. Andate. Oh, via, andiamo noi, andiamo, andiamo. Ecco, da qui puoi fartene un'idea. Sulla sinistra si segue il viottolo, meno in due punti dove rientra. Sulla destra si va lungo la tagliata. Poi c'è come una spaccatura che via via si allarga giù, fino al torrente. Come vedi, la parte alta è ottima. Però la parte bassa è robaccia, macchia menuta, infrattata piena di rughe, si taglierà male. Va bene, ho capito. Devi ammettere però che 3 ettari di castagna, 4 e mezzo di forteto a quel prezzo è regalato. Dalle nostre parti l'avrei pagato il doppio. Vieni, si va a scegliere il posto per il capanno. Oh, Germano, ha sentito cosa ha detto il principale? È un buon affare per lui. Ma mica per noi. Ma ce n'è il lavoro? 5 mesi come minimo. Dopotutto a fare il boscaiolo è meglio fare il contadino. La disgrazia è di essere nato in questi luoghi, a parte il contadino e il boscaiolo. Ma che altro vorresti fare? Facendo il boscaiolo, almeno vedi un po' di mondo. Mondo? La Maremma è tutta così. Cammini, cammini, non incontri nessuno e non arrivi mai in nessun posto. E in che posto vorresti arrivare? Beh, non so, in un posto, ecco, in un posto. Andiamo! Metti la zolla al comignolo. Accidenti! Stavi meglio di sera con la ragazza della fattoria. E te con tua moglie? Così è la vita. Al momento non sei un altro signore, devi lavorare.
attento, Francesco! Fiore, mica male, Non sarò al corrente dei prezzi, ma che fa? Può andarmi male come può andarmi bene. Beh, forse avrei potuto aspettare un'occasione migliore. Ma l'importante è che mi sia rimesso al lavoro. Per Dio, se restavo un altro po' senza far nulla, finivo al manicomio. Mi sembra di essere rinato. Ha visto un fagiano? Avessi un fucile, ora quando vado a casa per Natale lo porto. Ma dai, 31 la cazzo! Ah, già, non ci avevo pensato. Oh, non mi sporcate l'acqua, Ma guardate ragazzi che bell'acqua chiara che c'è, Ora si può lavare? Momento! Ora sì! Dai ragazzi, un pezzo di ghiaccio! È la sua stagione! Compiango le donne! Davvero, anche loro hanno tutto da fare! È giusto che sia così! Se l'uomo lavora, la donna non deve stare con le mani in mano! A me mi andrebbe giù lavorare come il negro e la moglie a casa fa la signora! Se non ci fosse stato di mezzo il militare, non avrei lasciato trascorrere l'estate senza prendere moglie! Poi Guglielmo, quant'anni avevate quando avete preso moglie? 28! Brutto numero! Ah, per questo delle nostre donne noi possiamo essere sicuri. Nel nord è un'altra cosa. Dopo la guerra mi sono fermato ancora un anno a fare il militare. Ma bisognava vedere com'erano le donne di lassù. Una libertà, ma anche nel parlare. Noi toscani si restava a bocca aperta. Guardate che mani, peggio che con l'accetta. L'acqua è peggio di tutto. Mia moglie l'anno passato se ne rovinò proprio. Tutte piagate, sanguinanti, che per un mese non poteva più fare i bucati e nemmeno rigovernare. Per fortuna che con la buona stagione guarì. Per fortuna? Per la fortuna davvero, dopo 3 mesi è morta.
sei, Germano? Indovina questa. Merlo non sei. Tordo mi pai. Il becco dolai. Dimmi chi sei. Come? Merlo non sei. Tordo mi pai. Il becco dolai. Dimmi chi sei. Beh, amante, che? È un rospo. Il rospo? È come un paese. Non so come fai a fumare questa roba, questa è la mia tabacca, è polvere a cannoni. Il tuo non è tabacco, è paglia. Una volta conosciuto un tale, a cui il tabacco che fumava Medeo sarebbe sembrato zucchero. Si mischiava foglie di cavolo secche, grani di pepe e terriccio. Ma non era forse Peppino, quello andava al Cecina a pescare sanguisughe? No, non era Peppino. Era il fratello di Peppino. E come, aveva un fratello Peppino? Anche il vostro tabacco è puzzolente. Ci potreste ammazzare tutte le zanzare della marimba. Questa pipa me l'ha regalata uno stregone. Se ne serviva per le sue fatture. Mi ci vorrebbe il 4 di quadri. Me l'ha regalata Gianni Diavolo. Come? Gianni Diavolo uno stregone? A questa mi pare nuova. Che intende uno stregone? Se no lo chiamerebbero Gianni Diavolo. Ma io lo conosco Gianni Diavolo. Abita un tiro di fucile da casa mia. Mi è parso sempre un uomo come tutti gli altri. Avresti dovuto essere alla fattoria di Fosini. Parlo di 10 anni fa. Ora non diresti tante corbellerie. E che succedeva alla fattoria di Fosini? Cose straordinarie, cose mai vedute. Volavano gli asini. È proprio così. Volavano gli asini, cavalli, buoi ed ogni specie di animale. L'ho sentito parlare anch'io. Ma com'è possibile? Perché c'erano le streghe. La notte montavano su quei poveri animali cavalcandoli sfrenatamente, la mattina li trovavano grondanti di sudore, in una notte andavano a Roma e tornavano. E perché proprio a Roma? Per sacrilegio. Allora chiamavano Gianni Diavolo e da allora non accade più nulla. Sì, perché Gianni Diavolo ha rimedio per tutte le malattie, per le bestie e per i cristiani. Voi non l'avete chiamato quando si ammalò la vostra moglie? No. Che razza di malattia aveva? Qualcosa ai reni, un'infiammazione. Ma non ci hanno capito niente. Prima il dottore disse erano i reni, poi forse il sangue. Ma chissà cos'era veramente. In 12 giorni è morta, ecco tutto. Dai, Francesco, racconta qualche novella. Una volta ne sapevo tante. Ma ora mi fa defetto la memoria, quella del Palorzini, quella della Capra Mangulle e la Bella del Sole. Quella della Bella del Sole era lunga, durava 3 serate per arrivare in fondo. Dai, allora raccontala, è quello che ci vuole, principia stasera e finisce dopo domani. Ma ti dico non me ne ricordo. E via che te ne ricordi. Nei tempi passati, re di Portogallo aveva una figlia, l'onore della quale diede una magnifica cacciata. Ne arrivava molti re e molti cavalieri. Primo cignale lo prese re di Francia. Terzo cignale, che era il più grosso, lo prese Guidobaldo e lo regalò alla figlia del re. Anche il mio figliolo in 12 giorni è morto. Gli venne subito la febbre alta, restò lì come un morto, non parlò nemmeno più. Anche mia moglie agli ultimi giorni non parlò più. Mi guardava,
Poi, sfiduciata che io la potessi capire, voltava la faccia verso il muro. Le lacrime le scendevano lungo il viso, io gliela asciugavo. Cercavo ancora il suo sguardo, ma lei si ostinava a guardare il muro. Eppure voleva dirmi qualcosa. Che mi voleva dire? E tu non vieni? È meglio stare alla macchia che a casa. Dove nascere orso? È un orso davvero. Allora, tu non ti decidi? No, io rimango qui. Dì alla mia sorella che avevo paura di strapazzarmi per il viaggio. Digli che mi dispiaceva di lasciare solo Fiore. E poi per due giorni soli. Andiamo, che la strada per Massa è molto lunga. E se perdiamo la corriera, addio vacanze. Arrivederci. Oh, ma ci fatemi a trovare il taglio finito? La tua parte rimane sempre. Siamo abbastanza avanti col lavoro, non ti pare? Potremmo essere più avanti. Ma finora si è tagliato bene. Sì, ma nella macchia con questo terzo delle matricine, metà del tempo se ne andrà. Non sarà peggio dell'anno scorso tre a Caiani. Volte peggio. Ma se quello era tutto infrattato. Certo, finora il tempo ci ha aiutato. Abbiamo avuto un novembre, un dicembre, come se ne vedeva di rado. Forse, tenendo conto del tempo, abbiamo commesso un errore non cominciare dal Forteto. Ad ogni modo, con la macchia di Caiani non c'è nemmeno da far confronti. Tre volte peggio! Sarà anche Natale, ma meglio lavorare. Io non ci so stare senza far niente.
Avrei fatto meglio ad andare. Dio mio. Diventerò peggio di Fiore. Per quanto forse non è un male. Lui a me non sente nulla. Nemmeno la morte del figlio ha sentito. Meglio essere come Fiore. O come Francesco. Che non ha nessuno nulla. Salute. Salve. Siamo accampati circa un'ora da qui. Potreste prestarci qualche chilo di farina gialla? Ci serviamo alla fattoria della Marsigliana, ma dietro a queste feste di Natale non ci danno retta. Quanti siete? 18, tutti di Pistoia. Entrate. Vedi, asciuga il sudore. Grazie alla salute. Avete già messo fuoco? Si principia a cuocere dopo Capodanno. Ve la riporterò dopo domani. Verremo noi da voi domenica prossima. Prendete giù per il torrente e non vi sbaglierete senz'altro. Forse troverò lì da voi il carbonaio che mi occorre. In Maremma non ce n'è. Ci vorrà uno che sappia il fatto suo con quella legna bagnata. Eh già. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera gente, dormono tutti. Amedeo. Che c'è? Come sta Caterina? Sta bene. È dispiaciuto che tu non sia venuto. Ma le hai spiegato che? Per dire la verità, non sono stato a farla tanto lunga. Avrà capito da sé. Hai visto le bambine? Ho visto quella grande. A casa tua tutti bene? Grazie a Dio, sì. Quanto c'è ancora, capo? Ora manca poco. Dove sono gli uomini? Di avanti. Germano! Avanti!
Ma come, non lo sapevi? E i pistoiesi si portano dietro le donne. E non solo lavano e fanno da cucina, ma aiutano pure a tagliare a cuocere. L'ho visto, portano pure i pantaloni. E fumano. Ma come? Dormono tutti insieme, uomini e donne. E si capisce. Mica se la ripassano male. Ho costruito un altro capanno. Ancora per la squadra di paese deve arrivare in settimana. Andiamo a bere. Vostro padrone fa le cose da grande, eh? Lui vuole. Alla salute. Grazie. Avete fatto molta fatica a trovarci. Ah, no, oramai siamo pratici di queste macce. Sono di questi posti? No, non proprio di qui, di Tirli. Di Tirli? Sono stato una volta anch'io a tagliare e a Tirli. Sono venuto anche per fissare un carbonaio. Ce ne sono due buoni nel mio paese. Per quando vi occorre? Per la seconda quindicina di febbraio. Ah, state tranquilli. Sì, ma per la paga non... Vi troverete bene d'accordo. Ah. Oh. Hai visto, Pistoiesi? Dormono come noi. Faticano come noi. Ma almeno c'hanno le donne, anche se si conoscano solo da capelli. Ah. Tanto siamo tutti po' gente uguale. Su per giù. Vai. Siamo lì. Eccola lì. Eccola. Eccola. Senti come piove, Fiore. Un suono mica sordo. Shh. Speriamo che duri poco. Se segui da così si intradifirà tutto. Non si poteva mica pretendere che... Niente, niente, oggi non si metterà il naso di fuori. Vedevo ci portasse via il capanno e tutto. Campo da dubbi. Cosa c'è? A te davvero non ti sveglierebbe le mie cannonate? Beata gioventù. Ehi, ragazzi, ci proviamo in casa. Finalmente se n'è accorto. Accidenti. Che è successo? Mi è caduta una goccia d'acqua in cima alla sigaretta e me l'ha spenta. Ragazzi, il caffè è pronto. Non vedo l'ora di andare soldato. Che cosa ti aspetti? Peggio che qua. Ti lamentare, ragazzo? Io ho i tuoi 20 anni. Qui ti fanno alzare la mattina alle 5. E là alle 4. Speriamo mi mandino nel Veneto, se è vero è che le donne di lassù sono come dicono. Attento però a non pigliarci moglie. Perché allora non potresti far più il boscaiolo. E perché? Perché rimarresti impiegato fra rami. Ah. Forza, facciamo una partita. Come, di mattinata? Che differenza c'è tra mattina e sera? Qui per noi è sempre sera. Va, prendi le carte. Stiamo io e Francesco contro te e Fiore. Perché faccio tutti questi conti? Che mi importa guadagnare 1000 lire più o meno? Guglielmo, caffè ti fredda. 7:30. Non faccio, eh? E che io l'ho 7. Ci metto un asso. Che ore sono? Scusa, eh.
Le 4, a porta non ci si vede più. Come faremo a passare questa giornata? Passa la vita e poi non passi un giorno. Io me ne voglio andare in California, dove si fa la vita spensierata. Davvero se ne volesse andare in California, Amedeo? Se mi riesce ci vado, sì. Come ci porti la gattina? Si può venire. E loro andano a mettere l'acqua nel paiolo e fa la polenta. Guglielmo, vuoi entrare nel suo posto? No, mi piace riguardare. Quanto ha fatto? 20 carte io, un po' c'è le carte. Vai, tu, metto 3. Vai, rifà le carte, vai. Fiore. Fa le carte, vai. Faccia il fiore. E tornerà. Va bene. E Moriani l'ammazzarono qui. Germano! Insieme al fratello, che si fece brigante pure lui per stargli vicino. Mentre il Brescia, terzo della banda, lo prese in vivo. Ma come qui? Vuol dire dalla parte di Castelnuovo? No, qui, qui, in Dos Italia noi. Ma via, fu ammazzato sopra Castelnuovo. Il mio povero babbo c'è stato a vederlo. Lo tennero esposto per 2 giorni. L'ammazzano altri alberi, questo lo sai almeno. Mi pare che il posto si chiamasse così. E i 3 alberi erano appunto quei 3 lecci che abbiamo abbattuto noi pochi giorni fa. Tu non ci avrai fatto caso, ma nei tronchi c'era ancora i segni delle pallottole. Eppure ho sempre sentito... E lascialo finire di raccontare. Fu una spiata, se no altrimenti non l'avrebbero preso nemmeno 100 anni. Quando si videno circondati... Che ha smesso di piovere? Nevica, ragazzi! È arrivata la primavera, ragazzi! Forza, ragazzi! Questi sono tutti i miei colpi! La sera si finisce e domani sono a casa! Ma che credi di trovare la tua ragazza ancora libera? A me poco mi importa, ne troverò un'altra. Frattento te piuttosto. E perché? Perché tua moglie si è dimenticata di te. E penserò io a rinfrescargli la memoria. Spicciamoci se si vuole terminare stasera. Una margherita, che meraviglia. Si va? Andiamo. E a che ti pettini, fa il furbo? Arrivederci, principale. Arrivederci. Perché non vieni anche tu? No, ho ancora qualcosa da sistemare qui prima che arrivi il carbonaio. Passa la Caterina, dille che domani o dopo sarò a casa anch'io. Arrivederci. 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 Oh, Martini. Della stazione quel macchinone fallo partire, fallo volare come un diretto e al mio distretto voglio tornare. Sento Medeo come strilla. Ha ragione, la vita è bella per lui. Ho finito, mi preparo e vado a casa anch'io.
andiamo al paese. Arrivederci. Volete una mano? Come manco ai piedi? Ma mi credevo a dormire. Mi riuscirei a prendere sonno. Ora la carbonaia fuma bene, possiamo farci una fumatina anche noi. Ma questo non è tabacco, è polvere da cannone. Non ce ne sono molti che possono fumare il tabacco simile. Lo credo. Ma vedete, un tabacco più leggero come soddisferebbe? Che volete, siamo abituati a respirare il fumo delle carbonaie e la polvere del carbone. Le vostre sigarette si sembrerebbero roba da signorina. È dura la vita del carbonaio. Ma cosa credete voi tagliatori? Conosco un mestiere peggiore. E quale sarebbe? Il minatore. Sono stato alle miniere di Boccheggiano a vendere il tavolame e ho visto in che stato gli uomini escono dai pozzi. E quanto fanno? Quanto dura il turno? 8 ore, credo. E ci sono 8 ore di fronte a 72. Loro fanno 8 ore di lavoro e 16 di riposo. Noi facciamo 3 giorni di lavoro e 1 di riposo. Questa è la differenza. La diretta, la vita di sotterra è la cosa peggiore che ci sia. Qui almeno, se capita una disgrazia, sei all'aria aperta. No, non c'è mestiere peggiore del carbonaio. Da quanti anni lo fate? 40. Cominciai ad andare dietro mio padre, avevo 11 anni. Mio figlio invece non ha voluto sapere. Dopo il servizio militare ha preso moglie nel Veneto ed è rimasto lassù come bracciante. Delle due figlie, una morì e l'altra è andato al servizio a Modena. Dunque siete rimasto solo con vostra moglie? Sono rimasto solo del tutto. Mia moglie è morta l'anno passato. Siamo uguali allora. Sono rimasto vedovo anch'io. Da 7 mesi. È una brutta cosa rimanere soli, specialmente alla mia età. Non c'è differenza ormai tra il tempo in cui lavoro e il tempo che sto in casa. Sono solo sul lavoro, sono solo in casa. Devo farmi da mangiare da me per tutti e 12 mesi dell'anno. E se mi prende un male, nessuno se ne accorge. Sarà come mi capitasse del bosco. Per voi la cosa è diversa. Siete giovane, pieno di forze, e potete prendervi un'altra donna. No, io mi sento capace di dare una matrigna alle mie figliole. E quant'anni avete? 35. Io non mi spaventerei se avessi 35 anni. Certo, la disgrazia è grande, ma non mai come quando uno è vecchio. Si ha tempo di pensare. Non facciamo altro che pensare, no, carbonai? E a che vorresti pensare se non alla casa? Sono 30 anni che non faccio altro che pensare a questo. Lavori solo intorno alla carbonaia e pensi alla casa, alla moglie, ai figlioli. Lo sapete, noi scendiamo dalla montagna dopo la raccolta delle castagne e ritorniamo al principio dell'estate. In tutti questi mesi non trovi da scambiare 10 parole con nessuno. Ci dicono che siamo orsi.
Ma è il mestiere che ci fa diventare così. Eppure una volta non mi lamentavo. Mi ricordo della mia casa, le mie castagne mi teneva compagnia. Ora invece cerco di non pensarci. Non c'è nessuno che mi aspetta lassù. Questa è la differenza che passa tra la mia vita di prima e quella di ora. Cerco di non pensarci, ma non penso ad altro. E a che cosa dovrei pensare? Lui è rimasto solo. E io almeno mia sorella. Le bambine. E se in fondo ho qualcuno che mi vuol bene. Le bambine. Tutto. Quanto tempo è che non ci vediamo? Buonasera, zia Lina. Io vorrei bere. Ne vuoi ancora? Come va, Guglielmo? Dio mio, zia Lina, va sempre peggio. Vai a casa, Guglielmo. Sono 5 mesi che manchi da casa. Avrai piacere di rivedere le bimbe, vero? Rosa, aiutami tu. Mandami un po' di rassegnazione. Buona mano, Guglielmo. No, grazie, Oreste. Faccio da solo.